mercato agricolo. Lucia. Lucia Maggi, responsabile di questo mercato agricolo, il buono in tavola. Siete una serie di produttori qua sì, a Venezia? Sì, solo produttori, solo aziende agricole lombarde, sia tradizionali che bio. E da dove venite? Veniamo dai dintorni di Milano. Quindi questo sarebbe il vero chilometro zero sì. E la filiera corta? Sì, certo, è proprio vero. Noi offriamo un servizio alla cittadinanza. Un servizio di generi alimentari freschi, quindi noi ci spostiamo ogni martedì dalle nostre aziende agricole, veniamo qui per proporre i nostri prodotti. Grazie mille. Ecco, ma in queste aziende c'è sempre anche un aspetto sociale. Sì. Tu, Mauro, fai un pane sociale. Noi facciamo pane col lievito madre, facendoci aiutare da ragazzi disabili, ex detenuti, che sono dei professionisti, perché hanno fatto la scuola con Ezio Marinato, campione del mondo nel 2009 di panificazione, e nel nostro piccolo cerchiamo di soddisfare il palato della gente. Usiamo farine speciali, facciamo il pane a lunga lievitazione, tutto un pane che dura 3-4 giorni. Quindi c'è una grande, diciamo, cura anche nel prodotto, te lo certo, puoi permettere. Certo, abbiamo diverse tipologie, anche bio macinati a pietra. Abbiamo il pan tramvai, tipico milanese. Cos'è il pan tramvai? Pan tramvai è semola di grano duro, lievito madre, acqua dell'uvetta e l'uvetta. È il nome storico, perché veniva consumato dagli operai della Pirelli, Magneti, Marelli, Breda, quando di notte col tram da Monza e da Milano andavano alla Stalingrado, Sesto San Giovanni, a lavorare. Quindi nel pane di Mauro c'è una qualità intrinseca, una qualità storica, una qualità sociale. Ma più di così cosa ci vuole? C'est mieux. Bravo. Allora, aziende agricole del territorio vengono qua e fanno un minimo di reddito. Poi il pubblico direttamente viene qui, trova la qualità, ma trova anche delle storie, trova una qualità anche di relazioni umane. Insomma, sono cose che valgono.